smettere di capire il mondo. Quando troppe cose accadono, quando troppe cose si avvicendano, quando troppe novità nel presente si accavallano, la vittima vera è quel contenitore che si chiama cervello, quella polpa fondamentale che abita il nostro cranio. Vittima rischia di essere il nostro capire. Diciamolo pure, viviamo in un'epoca in cui non capiamo e ci sentiamo anche in colpa per non capire tutto, per lasciarci sfuggire troppe cose. Viviamo nell'incapibile, nell'incomprensibile, nel non afferrabile. Perché questo vuol dire capere in latino: contenere e afferrare, abbracciare e prendere, racchiudere e stringere, avere in pugno. Da questo pugno del capire invece troppe cose straripano, debordano, scivolano via, come sabbia tra le dita. Il non capibile è il non comprensibile, tutto quello che non può essere cum preso. Il nostro cervello è fatto per capire, ma da qualche tempo non ce la fa. Troppe cose sono da capire. E il nostro cranio è intasato come un pugno che non contiene. Il mistero, la materia straripante che deborda tutte le parti, è la realtà, che oggi non è solo la realtà naturale di un paesaggio, di un tramonto, di un fiume che scorre. Questa realtà possiamo anche sperare di capirla, di contenerla, anche se per essa non si fa prendere del tutto, per fortuna. Ma oggi la realtà è diventata più complessa di quella di un paesaggio. È una realtà tecnico-culturale dove tutti noi siamo compresi dentro qualcosa di grande, di troppo più grande di noi. Siamo compresi senza comprendere, siamo capiti senza capire. I prodotti ci producono e gli oggetti ci assoggettano. Senza riuscire a comprendere, i compresi siamo noi, i presi siamo noi, dentro una rete che ha talvolta i tratti di una trappola. È un fenomeno che avanza sempre di più, in questa fase in cui il trionfo dell'illuminismo tecnologico rischia di lasciarci al buio. Avanza il fenomeno dell'incontinenza, ossia dell'incapacità di contenere il vissuto, capirlo, comprenderlo e addomesticarlo, farlo nostro. È l'alienazione di chi crea, come Frankenstein, bellissimi mostri che lo dominano. L'ex padrone diventa servo e non riesce a contenere la propria stessa soggettività, tant'è che più che accumulare e crescere ipertroficamente, qualcuno a tempo sente il bisogno di deprivarsi della realtà e decrescere. È il fallimento prometeico, come lo vedeva Gunther Anders nell'uomo antiquato, ossia il fallimento di una scommessa storica e messianica, che è quella di poter dominare attraverso il sapere, la scienza e la tecnologia, dominare il mondo. La frustrazione oggi è quella di essere contenuti dal mondo senza riuscire a contenerlo, di essere presi e compresi dal mondo senza prenderlo e comprenderlo, di essere, per così dire, capiti senza capirlo. Il sapere di non sapere, sommo principio della conoscenza socratica, è diventato un grottesco capire di non capire. Almeno questo capiamo oggi, che non ci capiamo più niente dinanzi alla digitalizzazione del mondo, ad esempio, come dinanzi ai rapporti sociali sempre più difficili. Capiamo di non capire, saremo almeno liberi di capire di non capire, di comprendere di non comprendere, ma è una magra consolazione che non cancella la nostra sudditanza di frustrati, di alienati e falliti prometeici, di antiquati rispetto al presente. Diciamo in altre parole, di fronte alla società complessa, noi ci percepiamo come dei semplici, dei grezzi, degli uomini di Neanderthal, degli antiquati, sopravvissuti al mutamento delle condizioni della realtà, che una volta era a nostra portata, contenibile, capibile, comprensibile. Quanto la tecnologia informatica abbia contribuito a questa nostra frustrazione, a questo tecnico sapere di non sapere o capire di non capire, è noto a tutti, soprattutto alle non più giovani generazioni, che fanno una fatica doppia ad essere all'altezza di questa società complessa, dove bisogna reimparare l'alfabeto della vita, gli strumenti di un'esperienza gratificante. Il capire sta al non capire come la memoria sta all'Alzheimer. E il senso di impotenza oggi domina le menti degli uomini.
Non ci capisco più niente, diceva già mio padre dinanzi ai mutamenti della realtà, dei valori e delle tecniche negli anni 60. Effettivamente c'è chi oggi si sente inadeguato anche dinanzi alle iperboliche funzioni di un cellulare. E come il re Mida non poteva più godere dell'oro in cui tutto ciò che toccava si trasformava, compreso il cibo, così la frustrazione delle generazioni di prima sta nella consapevolezza di non riuscire a utilizzare tutte le potenzialità, ad esempio, di un PC o di un cellulare. Si sente fuori. Il Signore dà il pane, diceva sempre mio padre, a chi non ha i denti. La volontà di capire, che è una forma di volontà di potenza, rischia di cedere di fronte alla complessità della chimica neuronale richiesta dal nuovo reale. Come se al cospetto di 20 neuroni di un cervello, la richiesta della nuova realtà fosse quella di 20 milioni di neuroni, e la selezione darwiniana si annuvola all'orizzonte come una minaccia. Resteranno quelli che si connetteranno, che avranno abbastanza neuroni per connettersi, che capiranno, comprenderanno, abbracceranno, chiuderanno, afferreranno, chiudendo l'esperienza e il palmo della mano aperta, come dicevano gli stoici, nel pugno chiuso del capire, del cosiddetto concetto. La frustrazione prometeica, la chiamava sempre Gunther Anders, non prevedendo mezzo secolo fa che il senso di colpa del non capire sarebbe stato il senso dominante del nostro tempo, è comunque sovrana. Il non essere all'altezza, all'altezza delle cose, delle situazioni, dei problemi, delle connessioni, è questo che accade. L'essere i disconnessi, i non capienti, i non comprendenti, gli uomini di tanta esperienza subita e senza concetto, ossia senza la capacità di comprenderla, quell'esperienza complessa, di addomesticarla. E si rischia di formare una gerarchia di casta e potere che vede in alto i capienti, i comprendenti, gli intelligenti, capaci di connettere, i tecnici delle mille connessioni. E in fondo alla piramide i non capienti, gli incontinenti, i non comprendenti, i non intelligenti, incapace di connettere troppo, di tesaurizzare troppe sinapsi. Gli ultimi, i paria, i barboni del terzo millennio. Da qui un darwinismo della selezione del potere e forse della stessa felicità sulla base del comprendere. Conseguenziale, ancora prima del declassamento e della ghettizzazione, il sentirsi tagliati fuori. Politicamente, ma anche economicamente, se non sarai in grado di contenere, sarai contenuto. Se non ti farai contenitore, neanche della tua vita, finirai nel contenitore che ti conterrà, come la catena di montaggio di una fabbrica. Se non capirai, sarai capito. Se non prenderai, sarai preso e preso prigioniero. Se non trasformerai l'esperienza in concetto, sarai concettualizzato, razionalizzato e utilizzato dall'esterno nel campo di concentramento dei non capienti, degli Alzheimer, degli incontinenti. Capire. Questo è diventato il problema. Cosa sta succedendo a noi, a tutti noi? Un errore sarebbe di ritenere che il problema del capire sia appunto individuale e credere che il senso di colpa del non capire questo mondo sia solo nostro, di noi soggetti, individui. No, siamo tutti nella stessa barca, nella barca di un mondo complesso che richiede sempre di più di quello che abbiamo imparato. E ci sentiamo un po' come quelli che devono rifare tutti gli esami, non solo quelli di maturità, per una sorta di analfabetismo di ritorno. Un modo per esorcizzare questo senso di colpa prometeico e senile, questa incontinenza, sarebbe il saltare a pie pari il traguardo del concetto e abbandonarsi all'intuizione, all'esperienza non come qualcosa da capire, da intelligere, ma da sentire, da vivere. Una sorta di ritorno mistico all'esperienza vissuta. Si può vivere senza capire la vita. Forse. C'è chi giura che la vita, meno la capisci concettualmente e meno la comprendi mentalmente, meno la trasformi in concetto e più intensamente la vivi. Ma la vita è anche società. E il sociale, quanto alla comprensione, ha le sue esigenze. Oggi esige connessione, solo connessione, un capire, un comprendere finalizzato alla semplice connessione,
ossia a una ricaduta sociale delle sinapsi. Quanta realtà penetra nel nostro cranio? Troppa. Oggi la parola stress è solo un eufemismo. La volontà di contenerla, tutta la realtà, oggi può essere mortifera, pericolosa fino al cortocircuito, a una saturazione che non regge. C'è chi sogna una valvola di sfogo e di uscita che consenta non solo di liberare il cranio di volta in volta dalla gramigna che non serve necessariamente, ma di svuotare la mente a ritmi regolari, come nella meditazione. C'è chi sogna addirittura di garantirsi nella mente un vuoto perenne, lungo una vita, facendo o rimbalzare l'esperienza contro le pareti esterne del cranio, o lasciandola entrare e poi uscire, come lungo un corridoio ventoso che non trattenga nulla. Capire serve, ma a che cosa? A vivere? Senz'altro serve all'infinita connessione sociale, alle istanze della comunicazione. C'è chi rinuncia a capire e si lascia vivere, ma non è una soluzione. Se poi per vivere autenticamente il sociale e la relazione con gli altri sono indispensabili e non possono essere esclusi il sociale e la relazione con gli altri. Una soluzione possibile, molto usata del resto, è quella di trattenere nella scatola cranica solo quanto basti per sopravvivere vegetalmente, il proprio orticello, una fettina di esperienza, con influssi controllati, influenze controllate. C'è chi, ad esempio, restringe il tempo delle telefonate in entrata a un'ora al giorno per amministrare queste correnti. La rinuncia a capire è una scelta estrema, che comporta poi la rinuncia a tanti servizi, magari non della vita, ma certo della società e comunque alle opportunità delle relazioni. È una società che stanca questa, con i suoi social che ti trasmettono il messaggio continuo che tu o ne sei dentro o ne sei fuori, contribuendo così al tuo stress. Ma se vuoi starci dentro, devi capire, devi studiare per capire, lavorare per capire, investire tempo per capire e, a lungo andare, vivere per capire. Come si diceva che gli esami non finiscono mai, qui sono le ore del capire che sembrano non finire mai. Capire il mondo per abitarvici meglio, anche se magari dalla nostra infanzia sono cambiate tutte le serrature, le chiavi, i codici e le maledette password. Perché magari, come per quello smemorato che cerca di aprire il portone di una casa non sua, rischiamo tutti, non capienti, non comprendenti, non intelligenti, non aggiornati, non resettati, non assicurati contro i virus, rischiamo tutti di non riuscire più un giorno a tornare nella nostra vera casa, quella di psiche, perché nel frattempo saranno scaduti tutti i nostri obsoleti codici d'ingresso, il citofono sarà elettronico e la serratura sarà stata sostituita da una tessera magnetica. Non capisco, dirai tu, non comprendo, ma una cosa capirai, che dovrai passare la notte fuori casa.